domenica 2 aprile 2017 in diretta Radio Day on the Road dallo showroom della Ignara Motors di Frosinone. Ricordiamo anche l'indirizzo, che è via Monti Le Pini, chilometro 6400. Mi mancava perché io sto ancora sull'altra concessionaria, ma approfittiamo anche per sede. Bene, approfittiamo anche per ricordare i nostri recapiti. Se volete insomma scriverci, fatelo al 349 50 99 101, oppure attraverso la nostra pagina Facebook, perché noi stiamo trasmettendo anche su Facebook. Bene, prima di continuare questo argomento di oggi, noi abbiamo detto insomma siamo all'interno dello showroom Radio Day, esce un po' fuori dai canoni, fuori dagli studi come abbiamo detto all'inizio, e siamo, dicevo, all'interno di questo showroom. Tu Gaetano, quale macchina tra tutte quelle esposte compreresti in questo momento? Qual è quella che ti ha colpito? Questa che ho proprio qui vicino, non so se si vede. No, non si vede perché l'abbiamo alla Tucson, la Hyundai Tucson. Ti piace? Da morire. Invece la dottoressa Monia, mi sono sbagliato, vabbè. Beh, guarda, una macchina da famiglia, quindi ci sta, la vedo una macchina proprio adatta alla famiglia, no? Quindi anche per te la Tucson? Sì, poi proprio bianca, com'è questa? No, bianca no. Come bianca ti no, piace? Le che macchine ti piace? Bianche, no, la grigia, ecco, ce l'abbiamo di qua. Che cos'è, Salvo? Aiutami. Salvo, questa è una oggi... I40. Va bene, posso? Sì, come no? Va bene. Beh, diciamo che è molto station. Ma vabbè, questa. Sì, voglio una macchina. Sto facendo fashion, ecco, prendo il microfono perché sto avendo delle serie difficoltà nel parlare con voi. Certo, costando molto queste auto, bisognerà versare tutti i soldi. Ma che versare, Gaetano? Ormai diciamo allora, che... Allora lancio per parlare di famiglie, no? Dico, no, quando così diciamo, anche macchina... se ci sono delle occasioni buone qui... Certo, ci sono diverse offerte, ormai a acquistare la vettura, diciamo che abbiamo la possibilità di offrire a tutti i clienti le possibilità, intanto di personalizzare i piani finanziari, quindi oggi ci sono diverse formule, addirittura c'è anche la formula 50-50, non so se la conosci, sì. Quindi paghi il 50% della macchina, quindi se la macchina costa 25.000 euro, tiri fuori 12.500 euro, per due anni non paghi nulla e poi alla scadenza hai anche addirittura la possibilità di restituirla e non pagare l'altro 50%. Se vogliamo l'altra opzione, quella la telefonata da casa, chiami il marito e paga lui, e scegli. Questa potrebbe essere anche un'altra soluzione. Intanto ricordiamo anche ai nostri ascoltatori, anche ai presenti che sono qui all'interno dello showroom, che abbiamo tanti gadget. Oggi regaliamo un soggiorno presso il centro spa Terme Pompeo, quindi tra poco andremo insomma a prendere, avvicinare ai nostri microfoni qualche cliente che si trova all'interno dello showroom. Bene, allora detto questo ti stava, dimmi. Monia stava come dire entrando nel discorso scelta dell'auto per la famiglia, nel rapporto genitori figli uno degli argomenti più contesi è che la macchina da comprare, ti pare poco? Quanto i figli incidono nella scelta dell'auto? Salvo, questo ce lo puoi dire te, no? No, vabbè, io ancora non... Però i figli sono importantissimi, coinvolgiamoli anche in questo, no? Dai, ci scherziamo, ma è così, nel senso coinvolgiamo i figli nelle scelte della famiglia. Quello sì. Non soltanto, no, delle difficoltà economiche, sai quante volte non c'ho i soldi, quindi questa cosa non la possiamo... Coinvolgiamoli anche come un momento interattivo, un momento positivo. Il tempo, dedicare anche tempo alla scelta, quindi perché no? Scegliamo la macchina, facciamola insieme, pensiamola insieme. Non è una cosa solo da papà o da mamma, una cosa solo da adulti. La condivisione anche in questo, perché da qui, dalle piccole cose che si costruiscono i grandi rapporti, no? Anche il dialogo, ci lamentiamo che i figli non ci raccontano le cose. Se noi siamo i primi a raccontare loro le cose, per loro sarà facilissimo condividere con noi anche un pensiero. Quindi ecco, facciamolo nelle scelte di tutti i giorni. Infatti sotto questo punto di vista, oltre a trovarmi d'accordo, ti dico pure quello che accade secondo me. E coinvolgerli, per esempio, ecco, ad esempio la scelta dell'auto può significare proprio anche per loro sentirsi parte integrante della famiglia. Assolutamente. Cioè me la fanno scegliere, mi fanno dire come la penso, perché insieme poi staremo in quell'auto, insieme andremo a fare delle vacanze. Assolutamente, perché insieme abbiamo lo spazio di dialogo, no? Perché papà ci tiene a quello che penso io, mamma ci tiene a quello che penso io. E quindi se ho qualcosa che non va... Posso dirlo, posso dirlo. Sembra un confronto assurdo, ma in realtà è così, lo viviamo anche, no? Come pedagogista e come prof nel lavoro di tutti i giorni, quindi la condivisione e il dialogo.
io come mamma adesso vi vorrei chiedere, quando poi il mio bambino o la mia bambina mi chiedono la Ferrari, quello che devo fare? Sarai molto sincera e dirai ci pensa papà, non ti preoccupare. La noleggiamo, che potrebbe essere anche una... Quando sarai grande sposerai uno con tanti soldi. Bellissimo questo, poi certo. Bene, io continuerei con un po' di musica, se siete d'accordo. Ma anche un perché caffè insomma si può prendere qui in ma sì, possiamo prendere tutto, caro Gaetano. Noi continuiamo con la musica, torniamo indietro 1996. Queste sono le Spice Girl, te la ricordi? Wanna Be? Te la ricordi? Come no, cazzo.